gli ingegneri fin dall'inizio hanno avuto bisogno di modelli per poter ideare i loro prodotti, i loro concetti. Questi modelli sono nati come modelli fisici fino ad arrivare a modelli di tipo digitale. Con l'avvento dell'informatica negli anni 70, questi modelli sono diventati dei codici di calcolo, delle simulazioni basate su delle equazioni che descrivevano certi fenomeni. Con l'avvento delle nuove tecnologie dell'Internet of Things, dei big data, del cloud, ma anche con le nuove tecniche di simulazione evoluta e multidominio, questi modelli sono diventati dei veri e propri gemelli digitali. È possibile integrare all'interno di questi modelli diverse informazioni che vengono dalla simulazione, dal mondo reale, come dati che vengono raccolti dalle misure, ma anche informazioni che arrivano dai social media e tante altre fonti. Questi gemelli digitali, in qualche modo, raccontano la vita del prodotto reale in un ambiente digitale. È possibile far interagire fra i loro modelli, è possibile creare dei modelli nuovi che interagiscono per dare delle informazioni nuove. Si usano tantissimo oggi nell'ingegneria elettrica, nell'ingegneria meccanica, nell'ingegneria dell'automazione, ma si usano tanto anche nell'ingegneria biomedica per descrivere il comportamento di sistemi biologici o per descrivere comportamenti di epidemie, ed infine anche nell'architettura per la progettazione e il design di concetti e di componenti. La sfida è quella di integrare fra di loro questi modelli di domini diversi per far sì che le informazioni che si possono scambiare creino del valore nuovo e creino delle informazioni nuove. Possiamo dire che oggi i gemelli digitali si usano essenzialmente per tre motivazioni: per progettare e analizzare il comportamento di un certo prodotto prima che venga realizzato, si usano per seguire la produzione e la realizzazione del prodotto del sistema stesso, ed infine, questo è l'aspetto più sfidante, per seguire il prodotto quando viene utilizzato dal consumatore, per capire come viene utilizzato e quali informazioni possono essere usate per creare nuovi prodotti e nuovi modelli.